Un primato in classifica, seppur provvisorio e prematuro, val bene una metamorfosi. Il Cerignola che batte il Giuliano ed inanella il quarto risultato utile di fila è, in rigoroso ordine temporale, bruttino e confuso, orgoglioso e sfortunato, anzi, bellissimo. Storia di un match dai due volti che verrà ricordato, come detto, per il primato acquisito dall'Audace, ma anche per l'infortunio a Cuppone, sulla cui entità se ne saprà di più nelle prossime ore. Eppure il Giuliano, quello del primo tempo, si intenda, dimostra di essere una gran bella squadra. Stesso telaio della passata stagione, stesso collaudatissimo 4-3-3 e l'approccio alla sfida del Monterisi e di quelli importanti. L'Audace della prima metà di partita non si ritrova e perciò il graffio dell'interessantissimo Njambè al 21esimo è la certificazione che alla sfida del Monterisi ci è arrivato meglio il Giuliano che l'Audace. Il parziale che cambia non scuote più di tanto la squadra di Raffaele, che pur provandoci con un altro tiro dal limite di Capomaggio soffre maledettamente le ripartenze degli ospiti, che prima dell'intervallo rischiano più volte il gol del raddoppio. Il Cerignola perde Ligi dentro al suo posto Bianchini e va al riposo con l'auspicio di ritrovare equilibrio e solidità. L'avvio di ripresa sembra confortante, con due spunti nei primi due giri di lancette, ma prima Bianchini, poi Cuppone non trovano lo specchio della porta. Quando lo stesso numero 29 dell'Audace finisce a terra e chiama subito la panchina, sul Monterisi cala il gelo. L'infortunio pare serio e per il momento Raffaele tampona con gli Gallo, che ripaga con tanti, tanti interessi la scelta del suo mister. Sul gol dell'1-1, contestato dal Giuliano, si disinteressa del pallone. Russo se ne va sulla sinistra, Salvemini mette dentro il più facile dei tap-in. Il Cerignola ci crede, il Giuliano evapora. Altra ripartenza e il sorpasso è bello ed impacchettato. Stavolta il gol è tutto di Gallo. Un rigore in movimento, poco più, per spedire il Cerignola dove nessuno si aspettava, così come nessuno si aspettava il paperone di Barosi sulla conclusione dal limite di Tascone. È il sigillo su una serata da ricordare, che senza l'ombra di quell'infortunio a Cuppone sarebbe stata semplicemente perfetta.